Buonasera, grazie ai nostri ospiti e grazie a voi per essere qui e ai miei colleghi e amici da questa parte del tavolo. Il tema di questa sera è una chiacchierata attorno a questo volume Scienza Nuova, che è un volume a quattro mani, anche se poi si scrive con una, quindi a due mani in realtà, firmato da Maurizio Ferraris, che è ordinario di filosofia all'Università di Torino, nonché vicerettore. Io sono il rettore dell'Università di Torino e ho avuto l'onore di introdurre questo volume, ed è Germano Paini, che qui siede alla mia sinistra, che è il responsabile del progetto Innovazione e Competitività della mia università e col quale ho lavorato in questi anni, vivendo insieme e innesco già una traccia della nostra chiacchierata, vivendo insieme una trasformazione che nell'arco di questi nostri 6 anni di lavoro si è manifestata in tutta la sua dirompenza. 4.0, rivoluzione digitale, manifattura additiva, stampanti in 3D, trasformazione rapidissima, tant'è che si parla di rivoluzione, questa volta senza grande esagerazione, trasformazione rapidissima che ha messo e sta mettendo a prova i nostri canoni tradizionali di formazione e di ricerca. Io dirò due cose connesse al libro, ma le dico dalla mia esperienza di direttore di una grande università pubblica. Come sappiamo tutti bene, il nostro sistema universitario è stato oggetto di una riforma nel 2010, la legge 240, che, ed è questo il tema che interessa a noi qui, fra le tante modalità di intervento ha scelto di abolire le tradizionali antiche facoltà e disegnare nei dipartimenti il luogo centrale del governo degli Atenei. Probabilmente qualcuno si era fatto una passeggiata negli Stati Uniti e aveva visto departments e quindi era rimasto colpito da questa indicazione, che è un pochino più aziendalistica, se vogliamo. Allora, qual è il problema dal punto di vista dei contenuti? Che questa eliminazione delle facoltà all'interno delle quali convivevano discipline diverse. Io sono un giurista, giurisprudenza era il luogo dei giuristi, ma anche degli economisti, capitava di avere dei sociologi, degli storici, e questa comunità con una forte vocazione alla formazione giuridica però viveva in un contesto di multidisciplinarietà, e lo stesso valeva per molte altre facoltà, che poi non erano tantissime perché erano 10-12 le facoltà che componevano tutta la universitas degli studi. I dipartimenti verticalizzano e creano una disciplina, una struttura, quindi chimica, fisica, giurisprudenza, e si crea una sorta di epurazione etnica delle discipline minoritarie, e quindi gli economisti che vivevano in facoltà, per citarne un paio, Francesco Forte e il presidente Einaudi all'Università di Torino all'epoca, oggi nomi meno noti, ma lasciano le facoltà e vanno a stare nei dipartimenti di appartenenza. Questo è controciclico perché avviene esattamente in quella fase storica nella quale le discipline iniziano a comprendere che la complessità richiede un approccio multidisciplinare, i grandi temi sono necessariamente per loro natura multidisciplinari, e quindi c'è un problema che non è da poco, perché noi sappiamo che, seppur nell'era del digitale, la contiguità fisica di luoghi, spazi, la condivisione di ambienti facilita, crea quel brodo di produzione, di connessioni e quindi anche di creatività. Allora, messo questo come premessa, i rettori poi cercano di rimediare a ciò creando dei centri interdipartimentali, creando connessioni, cucendo, ritessendo, creando vari ambienti nei quali chi ha voglia di testare l'approccio multidisciplinare alla complessità si può cimentare. Qual è l'importanza di questo lavoro? E che è un tentativo, sono due parti separate, ma in realtà qui dentro c'è un dialogo fitto tra i due autori con rimandi continui, di costruire un po' di teoria su quello che sta accadendo, con anche delle proposte importanti. Il titolo
È un titolo particolarmente carico di significati, perché c'è scienza nuova e quindi c'è il richiamo a Vico, paradosso vichiano e il ritorno di Vico, quindi c'è una sorta di ripresa di quello che già Vico aveva teorizzato come la evoluzione continua e circolare del sapere, ma il sottotitolo è particolarmente interessante, ontologia della trasformazione digitale. L'ontologia nel senso della filosofia contemporanea non è più quell'ontologia classica, diciamo di sapore aristotelico, ma è una vera e propria nuova disciplina che si interroga su quello che è nel mondo, e all'interno della questione dell'ontologia c'è nel panorama italiano una forte presenza della scuola filosofica torinese che ha disegnato il nuovo realismo in funzione anche strettamente e fortemente polemico verso tutto quell'altro aspetto sempre torinese di pensiero debole, decostruttivismo, strutturalismo. Quindi il nuovo realismo con una chiara direzione verso gli empirici anglosassoni. Chiediamoci che cosa c'è veramente nel mondo e che cosa troviamo. Troviamo che si sta realizzando una trasformazione digitale che dematerializza. Dematerializza quello che era nell'Ottocento-Novecento la struttura solida dei rapporti economici e marxianamente di potere, ossia lavoro, capitale, materia, risorse primarie. Oggi le risorse sono essenzialmente dati, e su questo non dico di più perché abbiamo qui uno dei due autori, quindi ce ne parlerà lui, ma questa presenza dei dati come nuovo capitale pone delle sfide particolari di tipo ontologico, cioè di individuazione del perimetro di che cosa ci troviamo a esito di questa rivoluzione, pone delle sfide anche a chi si occupa di ricerca e di didattica. Le università hanno, e concludo, nei secoli avuto dei periodi di grande presenza nella società e hanno avuto dei periodi meno chiari. Come i brand commerciali, tutte le università si fregiano della data di origine, quindi alma mater Bologna, data antica Torino 1404, ma noi sappiamo che all'epoca erano piccole botteghe e poi per alcuni periodi, a volte anche secolari, l'istituzione declinò. Un periodo di declino avvenne nel corso del XVII secolo, quando il sapere si era arroccato, l'idea di Torre d'Avorio nasce in quell'epoca, si era arroccato in un contesto che era diventato manierismo e quindi ripetizione, incapacità di produrre e di creare nuovi percorsi di ricerca. È in quell'epoca che avvengono le grandi scoperte e avvengono non a caso fuori dall'università o decisamente fuori in luoghi privati o in accademie, perché l'epoca della nascita delle accademie e delle accademie storiche è un'epoca in cui le università erano declinanti. Allora, questo è veramente l'ultimo mio passaggio, noi abbiamo anche come persone che lavorano nella formazione, nella ricerca universitaria, la responsabilità di portare l'insegnamento e la formazione universitario verso la comprensione di questa trasformazione che interessa le modalità di trasmissione del sapere, quindi le modalità di comunicazione della conoscenza, l'oggetto della ricerca che non può essere più soltanto monodisciplinare, ed ecco quindi perché è una scienza nuova, ma su questo adesso io mi interrompo e lascio a professor Amato. Va bene. La continuazione o lo stacco? No, è la continuazione. Aspetta, dividiamocene uno a destra e uno a sinistra, prendo il turno. In realtà uno dice: ma perché io devo leggere un libro come questo? No, io faccio il giurista, amo i romanzi, non assisto al Festival di Sanremo, ma in fondo i Beatles mi piacciono, ecco, per essere proprio retro. Leggo i giornali anche, mi raccomando, vabbè, lei lo fa. Leggo i giornali, questo è evidente. Dice, allora perché devo leggere? Perché se provo a leggerlo mi accorgo che effettivamente i cambiamenti di cui io sono partecipe in modo in parte consapevole, in parte inconsapevole, sono in realtà
molto più robusti di quanto io stesso me ne renda conto, e quindi ci sono dentro senza accorgermi di esserci dentro. E quindi rischio, ancor più di Cristoforo Colombo, di trovarmi in America credendo di essere in India, in effetti. Ora, al suo tempo un errore simile si poteva anche fare, ma oggi sarebbe francamente poco concepibile. Cioè, la qualità e la intensità della trasformazione delle nostre vite, determinate dalla vicenda digitale, sono talmente significative che, ecco, dobbiamo leggere chi ci spiega quali sono i cambiamenti che si determinano e quindi in quale habitat largamente rinnovato noi ci troviamo. Ve ne dico una sulla quale riflettevo insieme ad altri l'altro giorno in un contesto diverso, che qui cogliete pro quota nella prima parte, perché il cambiamento proprio su di noi, sul nostro modo di essere, di pensare, di essere visti, è molto bene spiegato dal filosofo, prima che lui spieghi cosa bisogna imparare per gestirlo e cosa si può fare una volta che lo si è imparato, e lo spiega molto bene. Cioè, diceva il professor Ajani, la dematerializzazione. La dematerializzazione noi tendiamo ad attribuirla agli oggetti, che sono sostituiti da impulsi elettronici che poi ci danno informazioni, e poi ci spiega Ferraris anche altro. Ma la dematerializzazione riguarda noi stessi. Anche noi siamo dematerializzati. Stavamo riflettendo in questo gruppo l'altro giorno se, volendo mettere a fuoco una ricerca sulla natura, questo, che cosa rimane di natura oggi, no? Natura umana, natura delle cose, che cos'è natura, che cos'è cultura, insomma, tutte queste robe qua. Altro problema ontologico. Altro problema ontologico, che è sostenibile, è sostenuta la tesi che è nella natura umana la corporeità della relazione tra esseri umani, no? Pensate che una volta era così anche per fare i bambini, ora si è dematerializzato anche questo, si è dematerializzato, non c'entra il digitale, però la tecnologia ha dematerializzato, per cominciare, anche questa cosa qua. Ma quando arrivò il telefono, ci fu la prima fetta di materia che saltò. Saltò il viso, saltarono le mani, saltò l'interrelazione come ora io la posso avere con lei guardandola. La voce però rimaneva, e la voce è una traccia importante, percepibile, dei nostri sentimenti, della nostra ipocrisia, della nostra perfidia, della nostra ironia. Tanto di noi si può cogliere attraverso la voce, compresa la difficile percezione della nostra eventuale menzogna nell'apparire comprensivi, perfidi, ironici o commossi. Vabbè, però la voce. La digitalizzazione ha tolto anche questo. E non ci permette di sapere con chi stiamo parlando. Tante vicende umane che si determinano, tante ragazzine che finiscono nelle mani di sporcaccioni accettando l'appuntamento maturato in rete, sono vittime di una dematerializzazione in assenza della quale difficilmente sarebbero cadute nella trappola. Avrebbero dovuto, come si raccontava quando era bambino, accettare la caramella da uno sconosciuto.
non accettate caramelle dagli sconosciuti. Però, appunto, la nozione di sconosciuto e di caramella implicavano la corporeità della relazione da evitare. Ora questo è diventato impossibile, cioè la dematerializzazione ha investito anche noi e fa capire anche questo esempio di dematerializzazione quello che è uno dei cuori del discorso che ci portano i nostri autori, e cioè che attraverso la rete, l'uso digitale della rete, non passano soltanto informazioni, vale a dire notizie, nozioni, conoscenze potenziali che sono lì, oggetti acquisiti da soggetti. No, i soggetti che si presumono solo acquisitori delle informazioni sono essi stessi parte del patrimonio informativo che si viene formando nella rete. E quindi c'è questo fenomeno che si chiamano del patrimonio documediale, ecco, di cui tutti finiamo per essere, certo si dice, soggetti ed oggetti. Attenzione, questa è una delle grandi novità del nostro tempo. C'era una volta chi era solo produttore che aveva dei consumatori e c'erano dei consumatori che si rivolgevano a dei produttori. La democrazia del nuovo tempo consente di fondere le due figure e c'è, come si chiama in inglese, il prosumer. Non riesco mai a dirlo perché non la trovo una parola, la trovo una stranezza. C'è il prosumer, variante romagnola del prosciutto, non lo so, insomma, prosumer, che è allo stesso tempo produttore e consumatore. Questo è un formidabile cambiamento. Chiunque sta in rete sa di essere produttore delle informazioni che riguardano lui o lei e consumatore di quelle che prende. Se vuole può essere produttore anche di altro. Ecco, questo è un aspetto davvero nuovo, comunque rivoluzionario. Metterebbe in imbarazzo Dahrendorf, che dalla collocazione rispettiva traeva le ragioni di conflitto o collaborazione. Qui la collocazione rispettiva diventa collocazione duplice. Io l'avevo imparata questa cosa qui studiando la rete intelligente, la rete elettrica intelligente, e quindi oggi il consumatore d'una volta diventato produttore di energia rinnovabile che immette in rete l'energia da lui prodotta che non usa, e questo è un esempio chiarissimo di produttore consumatore. La Commissione europea ci promette nelle prospettive energetiche 2030 una Europa nella quale ciascuno potrà essere produttore e consumatore dell'energia che lo riguarda, insomma. Pensate che gigantesca rivoluzione, quando ci provò la Cina a fare una cosa simile negli anni 70 fu un fallimento gigantesco, perché loro avevano le tecnologie tradizionali e volevano fare l'acciaieria e la centrale elettrica nel villaggio, a ciascuno il suo, un disastro totale. La tecnologia di oggi consente di fare efficientemente una cosa del genere, ma noi siamo produttori e consumatori anche sull'altro, sul resto della rete, appunto attraverso ciò che mettiamo in circolazione di noi stessi. Ma qui il nostro essere produttori 8 volte su 10 ci rende
in realtà ci assoggetta ad un gigantesco potere altrui di cui ignoriamo la dimensione e ignoriamo anche la direzione di uso. Ecco, questo è tra i cambiamenti del nostro tempo, uno a fronte del quale Orwell è il descrittore di un asilo infantile, poverino, insomma, no, del resto, 1984, figuriamoci, insomma. Pensate alla social card cinese. La social card cinese che sta per entrare in funzione è una carta nella quale ciascun cittadino viene classificato in ragione della sua maggiore e minore rispondenza a parametri diversi, compresi etici, che riguardano la collettività cinese, e facendo la loro normale attività con l'uso normale della rete, tutti i cittadini cinesi alimentano il bagaglio informativo sulla base del quale alcuni esseri umani, avvalendosi di algoritmi che loro conoscono, classificano questi cittadini e possono metterli in cima o a metà o in basso in queste classifiche, con tutta una serie di conseguenze che li riguardano. E lo Stato che sorveglia, che è una nuova creatura del nostro tempo, ecco, una nuova classificazione degli Stati, lo Stato che sorveglia, non so se è meglio o peggio quando tutto questo avviene ad opera dei privati, i grandi privati che uno dice, vabbè, lo fanno a fini commerciali, alla fin fine, loro vendono le informazioni che hanno su di me per poi consentire la pubblicità mirata, i messaggi mirati, eccetera, eccetera, non hanno altri interessi. Beh, loro no, però qualcuno che li ha e che compra da loro, e loro glielo vendono, il bagaglio informativo, poi dopo Cambridge Analytica ci staranno più attenti, però può capitare, e allora a uno come me continuano a venire in mente cose che fanno paura, tipo quei signori che nei film di James Bond stavano sempre su atolli e da quegli atolli sui quali avevano costruito delle spingarde che potevano distruggere il mondo, erano lì in attesa di farlo, ma in realtà arrivava prima James Bond con una splendida bionda, in un modo o nell'altro facevano esplodere l'atollo e poi si baciavano su una barchetta al largo dell'atollo esploso. Ecco, quelli lì ci sono e possono comprare. Ecco, c'è tutta questa nuova problematica, completamente nuova, cioè sono secoli che studiamo il potere, ora siamo alle prese con un potere che neppure nei connotati siamo in grado. Questa è la parte, come dire, inquietante. Lui passa a spiegarci, Paini, la parte non inquietante, perché ogni innovazione tecnologica, alla fin fine, l'elettricità è stata una grande invenzione che ha sconvolto il mondo ed è molto simile a questa faccenda qui, per quel che riusciamo a capire. Però ne è nata pure la sedia elettrica. Quindi, voglio dire, no, le invenzioni, le innovazioni si prestano al bene e al male. Ora, la parte bene, che è quella a cui si dedica Germano Paini, sia per far capire il potenziale benefico che c'è, sia per far capire come dobbiamo essere noi, essere formati noi, preparati noi per gestire il potenziale positivo e innovativo, ecco, questa vi può stupire ancora di più senza spaventarvi, fortunatamente. E forse è meglio imparare questa che l'altra, perché la
un'altra, poi appunto si può solo sperare in Sean Connery, che effettivamente è un po' invecchiato, però, e quelli dopo, quelli dopo non erano bravi come lui, secondo me. Ecco, vabbè, insomma. Ecco, me mi ha colpito un passaggio che lui fa. Agli imprenditori, il cambiamento insito nella digitalizzazione è stato presentato e poi reso in qualche modo operante come se fosse una nuova legge Sabatini. Questo tocca le corde del mio vecchio cuore legato alle vecchie politiche industriali, eccetera. E ho detto, perbacco, ha ragione, non è la stessa cosa. La legge Sabatini è una vecchissima legge di cui eravamo orgogliosi noi italiani, perché è una delle poche leggi italiane che hanno funzionato. Ora, noi ne facciamo tante che ne funzionino, è un'evenienza assolutamente rara. La Sabatini è citata in quell'unica pagina del nostro lessico legislativo in cui ci stanno le leggi che hanno funzionato, no, ecco, basta una pagina, perché era una legge molto semplice: tu innovi il tuo macchinario, tu portami la fattura del macchinario che hai innovato e io ti do l'incentivo fiscale. Insomma, ha funzionato alla grande, ha contribuito non poco a convincere i nostri imprenditori che magari avevano incertezze, eccetera, a comprarselo il macchinario nuovo. Benissimo, ne sono nate cose positive, un miglioramento della produttività aziendale, non c'è dubbio, ma era la Sabatini all'interno del precedente modello organizzativo. Migliorava il macchinario all'interno dello stesso processo produttivo, non è che lo cambiava. Un po' come fu intesa l'elettricità all'inizio della sua introduzione, che sostituiva il vapore esattamente nell'organizzazione aziendale come era prima, quindi dove c'era l'attrezzo a vapore ci si è messo quello elettrico. Poi si è capito che l'elettricità cambiava totalmente la possibilità di organizzare l'azienda, in effetti, le possibilità di decentramento, di dislocazione delle funzioni, perché l'energia veniva in modi totalmente diversi. Qui la digitalizzazione, quel patrimonio documediale che tanto può fare paura se acquisito non in dosi omeopatiche, ma in dosi troppo massicce da potentati pubblici e privati, se ben distribuito, dà tuttavia un profilo del mercato che l'imprenditore di prima non ha assolutamente. Caratteristica del mercato, come lo leggiamo anche nei scritti prima di questa esperienza, è l'incertezza. Il produttore è cieco davanti al mercato e tenta alcune cose, naturalmente le annusa, perché sennò che imprenditore sarebbe? L'imprenditore è uno che sa annusare quello che sta accadendo, potrà accadere, però si muove in una fondamentale incertezza. Forse la pubblicità per La pubblicità preventiva vede quanto tira, ma appunto sono tutti strumenti che si basano sulla incertezza di chi non vede e allora cerca di mettere lì dei sonar che gli permettono di capire se ci ha colto o non ci ha colto. Io ero ammiratissimo dai Benetton con i loro tutti colori, perché hanno sempre mandato dei giovanotti nei vari mercati che avevano per cercare di capire se l'anno dopo li tirava più il rosso o il verde, in modo da poter preparare per quel mercato una produzione più sul rosso che sul verde. Come facevano sti ragazzi a capire
quale colore avrebbe tirato di più l'anno dopo lo sa solo Dio, però un po' evidentemente ci coglievano, perché l'impresa non è che ci ha perso nel fare questo lavoro. Ecco, ora noi, se sappiamo, io no, insomma l'impresa, se sa usare il patrimonio informativo che sta lì, che sta nella rete, che include se non tutti una stragrande maggioranza dei suoi attuali o potenziali consumatori, può sapere tante cose su di loro da fare il prodotto a colpo quasi sicuro, come se lo vedesse il domani. Questo è. Naturalmente deve saper acquisire quel patrimonio e saperlo leggere. Allora, leggerlo significa leggere il profilo degli esseri umani che sta dentro le informazioni che questi esseri umani hanno scaraventato a strati su di sé nella rete. E non è detto che il personale tradizionale di un'impresa, che dei bravi ingegneri di robotica, ecco, sappiano come reagiscono ai loro prodotti, anche le loro protesi, i diversi consumatori. Ecco qui l'interdisciplinarietà. Cioè, oggi è il trionfo di noi delle scienze sociali, sfigati dell'era tecnologica, ritenuti condannati alla disoccupazione perché ormai solo se hai una laurea in ingegneria elettronica un posto lo trovi. Ebbene, arriva Paigni e dice: basta con questi ingegneri in elettronica, oddio, per fare l'elettronica servono anche loro, però per utilizzare ciò che fanno servono quegli sfigati, servono coloro che sono abituati a lavorare sulla persona umana, a interpretarne i sentimenti, a coglierne le aspettative. Per i giuristi non va granché bene, meglio se sorge qualche grana per noi comunque, ma insomma questi è proprio gli sfigati classici, quelli di lettere, quelli di psicologi, insomma quelli condannati a insegnare una materiucola nei licei come supplenti, se gli va bene, insomma, al centro dell'impresa del futuro. Cioè, questa è la cosa giusta. Io stavo leggendo il libro domenica e vedo questa recensione sul Domenicale, che cosa non sta facendo Harvard. Questo libro, The New Education, How to Revolutionize the University to Prepare Students for the World in Flux, è esattamente questa roba qui. Cioè, la rottura delle barriere disciplinari e allargare alla interdisciplinarietà, cosa che sta accadendo già da sola. Non so se vi siete accorti che gli psicanalisti, che avevano sempre lavorato sull'intimo della persona e che non avevano cause pubbliche, diciamo, e ora io ho letto una lettera che forse riservatamente hanno mandato, ma l'hanno mandata in giro, che hanno scritto al capo dello Stato sui rifugiati e rifugiandi nel nostro paese, sulle loro ansietà e sulle incertezze psicologiche che hanno e che cosa rappresentano per loro. Ci sarà a Milano in questi giorni un seminario sull'Europa in cui saranno gli psicanalisti a svolgere il tema passioni e odio per l'Europa. Ecco, cioè un tema che così lasciamo trattare, diciamo, ai cultori di scienza politica, viene trattato dagli psicanalisti. Quindi questo sforzo interdisciplinare che permetta
appunto di valorizzare in tutti i suoi aspetti un patrimonio conoscitivo che sta crescendo e che può permettere una vita collettiva e anche un'attività di impresa e un rapporto col mercato totalmente diverso, ben lontano da quella che era una legge Sabatini. Ecco, io mi fermo qua perché ho parlato anche troppo. Avete visto che il libro chiaramente mi ha interessato, ecco, ma vale la pena che tutti lo leggano. Soprattutto, no, qui alla Treccani, che è un mondo proprio degli sfigati, no? Perché la prevalenza delle scienze soft sulle scienze hard dai tempi di Gentile, che qui opera con tentativi non sempre efficaci di bilanciare, e quindi dare una speranza, insomma, di utilizzazione nel mondo del futuro anche alle scienze sociali, è qualcosa di cui alla rivoluzione tecnologica dobbiamo essere debitori, e a Paini che ce l'ha spiegato. Grazie. Tu, Giuliano, dicevi il giurista entra in azione solo quando ci sono delle grosse grane, e in realtà questa rivoluzione ha causato delle grosse grane, le stiamo vivendo tutti quanti, nella politica, perché è la trasformazione digitale, è la possibilità di connetterci e esprimere il nostro consenso attraverso questo strumento in ogni momento della giornata, e quindi noi non soltanto diamo notizie su dove siamo, che cosa leggiamo, che immagini riceviamo, con chi ci connettiamo, su questo c'è una profonda mancanza di informazione pubblica. Io credo che sia molto bassa la percezione, ma di ognuno di noi, credo anche dei nostri giovani, i quali appunto mettono in uso pubblico su Facebook momenti che dovrebbero essere forse un po' più privati della loro vita, lo fanno anche alcuni nostri attuali ministri. Ma, e poi vogliono la tutela della loro privacy, e quindi qua c'è anche un po' una tensione che al giurista interessa molto. Sì. Ma allora, la rivoluzione digitale, l'essere continuamente connessi, e quindi poter esprimere il nostro ci piace o non ci piace, formula binaria alquanto rozza perché perde le sfumature, ha modificato drammaticamente, lo uso in senso neutrale, le modalità di produzione del consenso, e ha modificato profondamente le modalità di diffusione della notizia, e così come ha modificato profondamente la percezione della figura dell'esperto come persona che ha una competenza che è superiore, e qui è valutativo, e altra rispetto a chi quell'esperienza e quell'expertise non ce l'ha. Allora, noi riceviamo notizie automaticamente sul nostro telefono che, alcuni lo sanno, rispondono alla storia della nostra ricerca fatta in internet recente. Quindi se io sono un appassionato di calcio, riceverò una notizia che un tale sconosciuto signore che gioca nel Liverpool si è rotto un ginocchio, mentre chi si occupa di moda ne riceve altre. Allora, questo incide tantissimo, perché così come il produttore che passa dall'andare a tentoni sul mercato e cercare di intuire che cosa va e cosa piace, anche il giornale che andava tutto sommato a costruire una notizia vedendo, intuendo, perché lì il direttore, il giornalista è imprenditore della notizia, quindi cerca di intuire cosa tira, ha una situazione in cui voi, Gruppo Gedi, Laura Cioli, amministratore delegato, Gruppo Gedi, oltre a grandi testate, anche una rete di testate minori nel territorio nazionale, voi vedete a chi sono cambiate le regole del gioco, giusto? Totalmente. Adesso io parto un po' in difficoltà perché sono un ingegnere elettronico e mi occupo di giornali, quindi temo di non avere nessuna speranza. Però multidisciplinarità, quindi confermo il fatto di essere... La mia è solo una speranza, la vostra è una realtà. No, ma sto scherzando. Allora sì, effettivamente la rivoluzione digitale, o il digitale, ha cambiato veramente tutto nel nostro mondo.
e magari ecco, vi racconto un po' le cose, perché partendo dal mercato di riferimento, noi eravamo abituati ad un mercato di riferimento che aveva un tipo, una, si sente? Ah, perché sennò rimbomba. Aveva una tipologia di... Non si spenge. Ok. Si assesta. Avevamo a che fare con una tipologia di media, cioè la stampa tradizionale, quindi il giornale che usciva. Ora abbiamo a che fare con dei sistemi che sono fatti di produzione di notizie che poi vanno messe sul giornale di carta, sul sito web, no? sugli smartphone con forme diverse, in modalità diverse e quant'altro. Abbiamo una tipologia di contenuto che è diversa, perché prima c'era il testo con le foto, adesso abbiamo il testo era statico perché arrivava il mattino sul quotidiano e poi non cambiava fino al mattino dopo quando no, se ne produceva un altro. Ora abbiamo il testo che è dinamico, abbiamo sempre le foto, abbiamo i video, abbiamo l'interazione, il blog, i commenti, quindi abbiamo un sistema che è lì molto più complesso dal punto di vista della tipologia di contenuto. La frequenza di interazione, avevamo al mattino, ci si alzava presto tardi, si andava in edicola, si comprava il giornale e poi quello no, ci accompagnava durava durante la giornata, durava tutto il giorno, poi magari c'era la televisione che faceva il telegiornale, però... Ora noi abbiamo una frequenza di interazione che è H24 7 giorni su 7 con tutto quello che segue, perché è evidente che se io no, ricevo una notizia su uno smartphone non voglio averla aggiornata il giorno prima. Quindi questo per chi produce notizie vuol dire aggiornarle continuamente, vuol dire farle, renderle vive. Questo è un altro tema. Altro tema è le audience. In passato noi avevamo un pubblico di lettori che era... trattato in modo sostanzialmente indifferenziato, ma anche perché si comportava in modo sostanzialmente indifferenziato, nel senso che c'era il giornale, chi lo voleva lo comprava, chi non lo voleva non lo comprava e finiva lì. Oggi noi abbiamo comportamenti straordinariamente disomogenei che quindi dobbiamo diciamo segmentare, profilare, poi torniamo al tema dei dati, a come si possano utilizzare, a come noi cerchiamo di utilizzarli in modo positivo naturalmente e non deteriore. Abbiamo degli abilitatori che sono i dati per l'appunto. Allora, vi faccio solo degli esempi, se noi prendiamo due segmenti, due pezzi no, dei nostri mondi, gli over 65 e quindi chi ha più di 65 anni, chi ha meno di 30 anni, noi abbiamo, per prendere alcuni dati, i meno di 30 anni hanno un 2% che si informa sui giornali, più di 65 il 40%. Intesi come carta. Intesi come giornale di carta, il quotidiano. Che Dio ci conservi. Ecco. Guardi, anch'io devo dire. No, il problema poi abbiamo al contrario 36% degli under 30 che... si informano sui social media, solo 8% degli altri si informano sui social. Abbiamo il 16% dei giovani che si informano sulla televisione, attraverso la televisione, l'81% dei meno giovani che passano attraverso la televisione. Per cui capite che c'è, poi in tutto questo ci sono mix di cose no, che passano appunto dalla televisione al giornale di carta, al sito web del giornale, quindi nel nostro caso repubblica.it, stampa.it, ha invece delle aggregazioni di notizie fatte da altri che prendono un po' gli articoli, li mettono assieme, li buttano. Quindi c'è tutta una un'esigenza di andare a vedere no? tipologia di lettore, per tipologia di lettore quali sono le cose rilevanti, in che modo il lettore le fruisce per cercare di essere presenti nella piattaforma giusta, al momento giusto, con le informazioni giuste. L'altra cosa è il ruolo del giornale, perché in tutto questo... in questa anche no, H24, quindi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, quale diventa il ruolo del giornale di carta? Il giornale di carta naturalmente non è più l'oggetto che dà la notizia, non può esserlo perché la notizia arriva quando arriva e tendenzialmente quando appare sul giornale è sempre vecchia, perché no, e quindi la notizia arriva su Twitter, la notizia arriva su altri mezzi, non può arrivare sul giornale. Quindi il ruolo del giornale, se vuole avere un futuro, non può essere quello di dare la notizia. Deve essere uno dei ruoli è quello di approfondire, di collegare, di dare punti di vista, opinioni, cioè deve alzare. Ecco, il luogo su cui invece si può fare
di più si può fare online, certo, assolutamente. È il giornale di carta che non può più farlo, quindi il giornale di carta deve, se vuole continuare a vivere, no, almeno su una nicchia di lettori, deve avere un ruolo diverso, più alto, più selettivo, più, no, più legato alla spiegazione, al racconto, alla connessione, alla proposizione di punti di vista anche diversi, anche antitetici, ma ecco, all'arricchimento di quella che è la notizia, perché con la notizia non si può pensare che ci siano dei lettori, clienti, consumatori disposti a pagare, perché questo non è più sufficiente. E questo è un'area, quindi il mercato di riferimento che è cambiato. L'altra cosa che è molto cambiata sono anche le caratteristiche della comunicazione, nel senso che ne sono cambiate le forme, no? Almeno per tutto ciò che riguarda il digitale, quindi più stringata, diciamoci meno curata, con una serie di licenze molto, molto, no? sempre superiori. E poi anche con la forma dell'audio, del video, no? Adesso ci sono questi grandi trend, no? dei podcast, cioè delle cose che si sentono e si ascoltano, dei video che raccontano comunque le informazioni. L'altra cosa è che non c'è più l'intermediazione, cioè c'è stata una totale disintermediazione a fronte di questi strumenti, e la disintermediazione di fatto ha dato voce a tutti, ha reso per tutti la possibilità di avere un canale di comunicazione, un palcoscenico, no, se vogliamo. Allora questo ha delle implicazioni positive in termini di ricchezza, perché chi non riusciva ad accedere a un media tradizionale certamente in questo momento ha la possibilità di portare una voce, un'opinione, un punto di vista, e questo è un effetto positivo. Effetti negativi sono che diciamo la qualità, il rigore, l'affidabilità naturalmente sono funzione di chi questa voce la pone, e la tradizionale attività di selezione che facevano gli intermediari, quindi che fossero, no, media, giornali, ma che fossero anche altri, di fatto si è un pochino persa, e questo ha fatto perdere anche un pochino il ruolo, prima si parlava di competenze, il ruolo della competenza, perché mentre la selezione di un intermediario era basata su una competenza presunta o effettiva, ma di fatto su un ragionamento sulla competenza rispetto a un certo tema, ora no, non c'è nessun filtro, quindi è chiaro che ancora dipende da chi si pone, no, attraverso queste cose, e questa è un'implicazione che poi ha delle conseguenze. L'altra cosa, sempre per esaminare tutti gli aspetti, sono i prodotti, e qui poi mi ricollego al mondo dei dati, cioè sono cambiate anche le definizioni dei prodotti, perché prima si parlava di prodotto, adesso si parla di esperienza e quindi di cicli grandi. Io vi faccio un esempio soltanto, io ho lavorato in diversi settori prima di lavorare nella stampa tradizionale, diciamo in un media tradizionale, in media diversi come la televisione a pagamento, ma anche nell'energia, nelle telecomunicazioni, nelle carte di credito, quindi no, quello che è sistemi di pagamento, una banca di fatto, e ho sempre trovato che questi signori Google, Amazon, Facebook, no, sono sempre i miei concorrenti, lo erano nelle telecomunicazioni, poi me li sono ritrovati nell'energia, poi me li sono ritrovati nei media e nella finanza, certo, perché allora e li ritrovo sempre. Quali sono i tuoi concorrenti più beh, di fatto loro si pongono da intermediario su una serie di cose, infatti poi volevo arrivare, cioè perché me li ritrovo sempre come concorrenti, perché io credo, e poi alla fine che loro vogliano, non vogliano i margini del business bancario in Italia, che francamente sono modesti e che potrebbero comprare tutto senza neanche sentirlo. Vogliono avere la certezza del pagamento, la chiusura del ciclo. Non vogliono avere i margini dei giornali, che come sapete sono, no, di una tristezza infinita, nel senso che non è il business più crescente. Vogliono avere il contenuto, l'interesse dei clienti, diciamo che vogliono avere il cliente, vogliono essere l'hub del cliente, vogliono essere il punto di riferimento. Perché? Perché chi ha il cliente, chi è il punto di riferimento del cliente, il punto di accesso del cliente, è quello che ha i dati del cliente, e quello che ha i dati del cliente è quello che poi può fare tante cose, no? E questa è la vera chiave, per cui noi ci ritroviamo una definizione di prodotti e una commistione delle aree che erano grigie, che vengono progressivamente occupate da punti diversi. Ancora faccio un esempio sui pagamenti.
ad un certo punto sono nati i pagamenti via telefono, no? Non c'erano, c'erano degli operatori, c'erano le banche, c'erano le società di carte di credito, c'erano gli operatori di tecnologia, gli operatori di telecomunicazioni. Quando è nato il wallet, no? Che è questo borsellino sul telefono, di chi era quello? Di tutti e di nessuno. Allora tutti hanno cominciato a cercare di prendere spazio, inclusi appunto questi signori tecnologici. Perché? Perché c'è un'area grigia e tutti cercano di occuparlo perché vogliono essere l'interfaccia. Vogliono essere l'interfaccia perché vogliono i dati. Quindi la definizione di prodotto è cambiata completamente e nello specifico si sono buttate le carte di credito, si sono buttate le banche, si sono buttati gli operatori di telecomunicazioni e si è generata, no, una certa confusione anche nel settore, ma l'obiettivo è proprio quello. Allora la grande battaglia è chi ha la proprietà, la visibilità del dato del cliente e in che modo poi questo dato viene condiviso con i partner. Perché sono importanti i dati? E torno a una cosa che si diceva, mi fa piacere che si sia parlato di disciplina sulla raccolta, sulla lettura e sulla fruizione poi, perché uno dei temi che le aziende, come le aziende appunto di media tradizionali o di media anche digitali, ha è di avere una quantità di dati potenzialmente infinita, perché tutti quelli che vanno a guardare un contenuto, che sia un contenuto relativo a un viaggio, a un luogo, a un momento, a una legge, a una cosa, di fatto esprimono un interesse per questo. Purtroppo queste aziende partono da una situazione in cui la capacità però di raccoglierli in modo ordinato, che sembra una sciocchezza, ma se uno ha 100 prodotti probabilmente sono posti in 100 posti diversi e quindi io che sono un lettore di Repubblica magari non vengo associato ad un altro che è un lettore del National Geographic, magari siamo sempre noi, quindi le aziende non erano in grado di capire che io che leggo Repubblica sono anche appassionata di fotografia o di viaggi, no? Perché ci si è dovuti attrezzare. Quindi il primo tema è imparare ad essere molto disciplinati nella raccolta, nella conservazione, nella lettura e nell'analisi e nell'utilizzo, perché altrimenti una quantità di dati enorme è inutile, no? E non è fruibile. Dopodiché che cosa ci facciamo? Quindi anche questa è una grande trasformazione, ecco, sì che possiamo, certamente si potrebbero, ammesso che no, se si avessero i consensi giusti e tutto quanto ci ruota attorno, certamente si potrebbero vendere ad altri, ma c'è un valore enorme e tipicamente però quasi nessuno lo fa delle società che vogliono usarli, c'è un valore enorme nell'utilizzo dei dati effettivamente per fare prodotti più mirati, per vendere meglio la pubblicità. Noi ad esempio le pubblicità che si vendono sui siti digitali, a seconda che il cliente sia uomo o donna, che vive in un posto caldo, in un posto freddo, pensate a una pubblicità di auto, no? Noi facciamo sempre vedere la pubblicità di auto a seconda del luogo e del genere, no? di quello a cui stiamo facendola vedere, la facciamo vedere come, no, l'auto di un certo colore, per certi tipi di funzioni, no? La facciamo vedere se è caldo con un contesto che naturalmente deve esprimere un concetto di sole, di estate, di luce. Se uno vive, no, in un luogo freddo con la neve non possiamo, e quindi diciamo la tenuta di strada, quindi ci sono tutta una serie di elementi che si modificano nel momento, ma contemporaneamente, cioè se noi ci mettiamo in N e apriamo il sito nello stesso momento, noi vediamo delle cose diverse, noi due vediamo delle cose diverse. Perché? Perché io probabilmente sono presunta, no? diversa da, sì, perché per tanti motivi. Quindi queste sono tutte le cose. L'altra cosa importantissima, e qui questo è contenuto in modo importante nella seconda parte del libro, è la predizione di comportamenti, cioè i dati ci servono per, si dice, prevedere il futuro. In effetti sono fondamentali per prevedere il comportamento di clienti o potenziali clienti. Che cosa ci possiamo fare? Allora, noi possiamo, dall'analisi ad esempio dei nostri lettori, possiamo capire quali sono i profili di quelli che sono interessati a noi e possiamo ipotizzare che altri soggetti con profili simili siano altrettanto interessati, e quindi possiamo stimolare questi altri soggetti dicendo ma no, può interessarti. Questo dal punto di vista dell'acquisizione di nuovi clienti è fondamentale. Altra cosa che è fondamentale è nella gestione dei clienti, nel fatto di portargli dei prodotti aggiuntivi. L'esempio che facevo prima, se io ho un lettore
settore che si concentra su articoli che fanno riferimento a luoghi, a, no, così, posso dirgli, ma posso proporgli il National Geographic, che è un altro prodotto che noi abbiamo, e magari, oppure Traveler, no, che è questa rivista di viaggi, cioè posso fare differenti cose. Ancora più importante in sede di mantenimento del cliente. Se io vedo attraverso le informazioni che qualcuno non ha più aperto il mio prodotto da un po' di tempo e magari vive in un certo luogo, come posso stimolare l'interesse? Un bel servizio su quella città, un bel, oppure se ha delle altre caratteristiche, so che ho dei bambini, in un articolo su, no, questa. Ci sono degli esempi interessantissimi di gestione e di mantenimento dei clienti, per esempio nei paesi nordici, che sono molto più avanzati di noi, devo dire, nell'utilizzo delle informazioni. Quando ci sono queste situazioni, ecco, si fa il servizio sul mio quartiere e sul mio quartiere con ricchezza, e io vedrò questo servizio e sarò certamente, no, mi si ravviverà l'interesse. Altri temi e altri modi di utilizzare sono quello che noi diciamo salire sull'elefante. Questo faccio riferimento anche al tema politico, no? di utilizzo di questi elementi anche nelle, tuttora diciamo, nella gestione della comunicazione politica. Quando noi diciamo salire sull'elefante, cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo in grado di catturare in rete noi e chiunque faccia una gestione diciamo tecnicamente, abbia una visione tecnicamente corretta dei social media, riesce a capire quando ci sono dei fenomeni che stanno crescendo. Se si sale sul fenomeno mentre sta crescendo, poi diciamo si sale sopra, poi si cresce con lui. Questa è una cosa che tipicamente, per esempio, uno della politica in questo momento sta utilizzando. Devo dire, ci sono alcune parti della politica che la stanno utilizzando molto bene, per cui stanno avendo la segnalazione del fenomeno che sta salendo, fanno una dichiarazione, lo amplificano e poi ci sono sopra. Esatto, e questa è una gestione. Poi questo si può fare. È la potenza, sì, dell'utilizzo, di un utilizzo tecnico corretto nel senso di un buon utilizzo, della efficace di questi mezzi, no? E questo fa sì che poi sembra che ci siano delle prese di posizione anche in anticipo su dei temi rilevanti, che in realtà invece sono figlie del fatto che ho visto che si parlerà delle colonne e io subito faccio una grande affermazione sulle colonne, e siccome le colonne diventano, no, un argomento, no, molto, molto importante, si dirà che io, insomma, l'ho anticipato e io ci sarò sopra e sarò sull'elefante. Questo è un gergo che noi utilizziamo, ma la sostanza è questa. Quindi, insomma, le potenzialità che derivano dal fatto di poter utilizzare in modo intelligente, ripeto sempre, no? Noi abbiamo tutta una serie di cose molto rigorose dal punto di vista della gestione della privacy, perché abbiamo una struttura di consensi che è molto, molto rigida, e quindi per fare tutto questo noi dobbiamo avere dei clienti che ci dicano sì, lo puoi fare, altrimenti abbiamo dei temi importanti, penali peraltro, quindi non faremmo mai una cosa del genere, ma se ci fosse disponibilità e a fini positivi, è chiaro che noi avremmo una capacità di mirare molto meglio tutto quello che facciamo. Dico solo un'ultima cosa, un ulteriore cambiamento che ha generato questa crescita, questo fenomeno del digitale anche nei ruoli, nei valori e nel modo di condurre l'azienda, nel modo di lavorare nelle aziende. Si parlava del tema della conoscenza distribuita, del fatto di avere, no, un sistema che deve lavorare assieme. Un'altra delle cose molto rilevanti, secondo me, è che si passa, no, da quella che era tipicamente la modalità di obbedienza, no, nelle organizzazioni, all'esigenza di avere più un concetto di adesione a una base valoriale, no, che sia comune. Perché? Perché l'intelligenza distribuita e la velocità con cui le cose cambiano non permette a nessuno di essere... io dico sempre tuttologo, no? Richiede la velocità dei cambiamenti richiede in realtà più la capacità di far regia che non di avere un giudizio sulle cose, quindi diciamo ordinare nel vecchio stile di fare delle cose è una cosa che è quasi una garanzia di non ottimizzazione delle risorse che ci sono. Viceversa, costruire non tanto dire il cosa ma dire il come, e attraverso una base di valori, di modalità e di percorsi
è, io credo, l'unico strumento efficace per valorizzare tutto quello che di diverso da chi decide ci deve essere in azienda, no? E questa è una grande trasformazione, per cui l'informazione non è più potere, la capacità di fare regia è la cosa fondamentale, non la capacità di tenere, no, le proprie informazioni. Noi diciamo il lavoro non è più un posto ma un percorso, e la capacità di adattamento, no, in modo un po' darwiniano anche se vogliamo, rispetto invece alla forza di una competenza, è uno degli elementi che sempre più ha valore nelle aziende e che si ricerca sempre più nelle aziende, perché si devono gestire dei percorsi che si aprono e si chiudono molto velocemente e che richiedono davvero la capacità di avere una flessibilità mentale, una velocità di adeguamento molto importante, incluso il fatto di lavorare con profili completamente diversi, perché poi la ricchezza sta nella multidisciplinarietà. Sono totalmente d'accordo, cioè il vecchio modello che diceva io mi circondo di simili a me perché così mi sento un po' in questa comfort zone, no? In questo è un modello che è destinato ad essere perdente. La ricchezza di contributi io credo sia l'unico modo per gestire bene qualunque azienda di qualunque settore, che sia un settore, no, che sia nella meccanica o sia nei media più o meno digitali, ma non c'è alternativa in questo contesto dal mio punto di vista. Mi taccio perché ho parlato anche troppo. Molto bene. Grazie. L'ingegner Cioli ci ha dato uno spaccato di cosa significhi gestire un'azienda complessa nella stagione della rivoluzione digitale. Se replicheremo questo incontro, mi piacerebbe avere ancora un'altra voce, mi è venuto in mente ascoltandovi. Penso a un gestore o direttore di una grande ospedale pubblico. Perché dico questo? Perché la preoccupazione che ascoltandovi si somma ad altre, poi non si vive di preoccupazioni, bisogna trovare delle soluzioni, e come voi state gestendo è veramente una risposta sul campo alle trasformazioni che viviamo. Ma la mia preoccupazione è che, quindi bisogna trovare una risposta, che la pubblica amministrazione, mettendo nella pubblica amministrazione anche gli ospedali pubblici, che sono grossa parte di amministrazione pubblica e grosso costo per l'amministrazione pubblica, non abbiano quella flessibilità, quella capacità di gestire queste complessità. Esempio, i grandi ospedali, cioè tutti gli ospedali, ma in particolare le grandi strutture sanitarie, hanno una mole di dati in pancia, come si dice, gigantesca, che avrebbero una utilità enorme se fossero messe in lavorazione, quindi resi innanzitutto lavorabili e attivi, perché non tutti, chiaro che la cartella clinica su Excel, non dico cartacea, non è lavorabile, ma l'attivazione di una rivoluzione digitale o, se vogliamo, di un adeguamento digitale per la gestione dei dati che sono nelle amministrazioni pubbliche, ASL e ospedali, consentirebbe di avviare a livello nazionale, anche se poi sono le regioni che hanno le competenze, quindi se qualche regione volesse prendere il lead sarebbe molto utile, la gestione di questi dati, una gestione intelligente di questi dati ci consentirebbe di avere una ripresa di quella politica sanitaria intelligente che si chiama medicina predittiva, che una volta si chiamava prevenzione. Perché noi siamo in grado, se abbiamo i dati e li lavoriamo come si deve, non soltanto di sapere qual è il tipo di pubblicità auto che interessa a me, nessuna, perché io sono pessimo, la mia auto vive finché viaggio, ma anche quali sono i miei comportamenti alimentari, di vita, sociali, relazionali. E sapendo tutto questo, noi avremo un sistema sanitario, come sta capitando in alcuni paesi, in grado di... I paesi in cui sta capitando sono paesi in cui la sanità è gestita più privatamente, perché il privato si trova sull'elefante che non soltanto sale ma galoppa certe volte. Quindi c'è un problema, a mio avviso, di prospettiva breve, che è una bassa cultura su quanto stiamo ragionando adesso, e una inerzia tipica delle grandi amministrazioni pubbliche che dovrebbe essere parte del nostro discorso politico. Prima di passare, intanto il professor Paini ha scritto un secondo volume, perché adesso ce lo racconta. Mi preparo. Studio. Sapete qual è, di auto, qual è la parte dell'automobile che fornisce oggi la maggior quantità di dati ai sensi di cui discutiamo poco fa?
prende, la mia nessuno. Ah, beh, la mia neanche, ma fa. La mia anche ne ha tanti, ma le auto diciamo che vanno sul mercato adesso di gamma medio-alta, ma sempre di più questo diventa poi consumo diffuso. Non vi tengo, non è il volante, sono le pastiglie frenanti. Allora, le pastiglie frenanti, sono quei due pezzi di materiale che frenano il disco. Io ho visitato un'azienda, e lo racconto solamente perché in quell'azienda io ho capito cosa significa industria 4.0. Perché un'azienda che era una vecchia azienda che faceva pastiglie frenanti da 100 anni, è stata acquisita da una grossa società multinazionale e ha moltiplicato il fatturato, triplicato le maestranze, vende in tutto il mondo. Perché? Perché hanno digitalizzato, reso intelligenti le pastiglie. Nelle pastiglie frenanti, che sono fatte di una miscela di polveri, di carbonio e altri minerali duri, che viene scaldato e pressato, dentro si mettono dei sensori che dicono tantissimo su spazio di frenata, tempo di frenata, dove va l'automobile, perché si collega al GPS, tutto quello che capita in termini di mobilità è trasformato in dato. Questo fa sì che la pastiglia, che veniva un pezzo di banale produzione, come fosse questa base, che veniva venduta a 1,40 euro a pezzo, ce n'è due per ruota, quindi oggi viene venduta a 140 euro a pezzo, perché cosa interessa è la capacità di quella. Allora, questo è il 4.0, perché non conta più la funzione primaria, diciamo, novecentesca, industriale della pastiglia frenante, ma conta la sua capacità, essendo sottoposta a stress e viaggiando con l'auto sempre, di trasformare. Allora, pensiamo i dati che stanno chiusi nelle cartelle cliniche del nostro ospedale, quante informazioni potrebbero dare e che valore potrebbero assumere. Raccontaci il tuo prossimo volume, le reazioni a questi. Intanto grazie dell'ospitalità e grazie a tutti dell'attenzione, di essersi sottoposto a questo stress della lettura di questo libro. Io credo che in effetti uno dei punti di riflessione da cui siamo partiti, e quando con Maurizio abbiamo iniziato a discutere di questo libro, perché sono due saggi ma in realtà li abbiamo provati a intrecciare mentre li scrivevamo, mentre li discutevamo e anche poi ci siamo ritrovati nel citarci, è legata un po' alla questione che si poneva poco fa, cioè perché la riscossa, diceva il Presidente Amato, la riscossa degli sfigati. Perché in realtà gli sfigati sono analitici, cioè ci siamo impegnati a sviluppare la nostra analiticità. Ora, voi sapete che qualche anno fa Umberto Eco scrisse, discettò sulla questione tra apocalittici e integrati. Ecco, noi veramente ci vorremmo tirare fuori da quella suddivisione di nuovo manichea e ci vorremmo porre nella condizione di chi si sforza di essere analitico. Perché non siamo soli e perché l'essere analitici è la condizione anche per capire, dare una risposta alla domanda che poneva l'ingegner Cioli quando diceva: mi sono sempre concorrenti. Ci sono soggetti nel mondo che sono sempre concorrenti, devo dire fondamentalmente perché hanno capito come funziona il mondo contemporaneo, perché loro hanno capito qualcosa che noi tendiamo nella nostra contrapposizione tra cultura umanistica e cultura tecnologica a non affrontare. Loro l'hanno capito perfettamente, cioè hanno capito perfettamente come si può essere pronti ad affrontare qualunque contesto economico a valenza di resa economica, anche significativa, visto che le piattaforme hanno altissime rese economiche, hanno capito come può funzionare il mondo per far fruttare questo nuovo capitale. E il nuovo capitale, come abbiamo già detto, ormai sta diventando, è il dato. Il dato costituisce il capitale su cui si configura in questo momento il sistema economico attuale. E il dato si genera in quella che è stato il punto di incontro della riflessione tra Maurizio e me, cioè quello della registrazione del dato. Noi viviamo in una costante operazione di registrazione dei nostri dati. Se solo qualcuno comprende la valenza di quei dati,
li usa e li userà in una condizione di particolare privilegio, perché quella è la condizione con cui si potrà fare lo sviluppo. La riflessione che facciamo noi in questo libro è, vorrei dire, un atto di politica dello sviluppo, è anche in fondo un atto di politica industriale, cioè stiamo cercando di discutere di come si fa lo sviluppo di questo paese e stiamo cercando di discutere, mettiamo in discussione come si fa la politica industriale, perché è pur vero che negli anni scorsi abbiamo ricevuto un grosso impulso di investimenti che erano certamente necessari, però, richiamo qui le cose dette poc'anzi, la nostra riflessione va a contestare il fatto che si è affrontata una rivoluzione con una ristrutturazione aziendale, cioè introdurre tecnologia per migliorare il processo, aumentare forse la produttività, è un atto di ristrutturazione aziendale, non è un atto di, neanche di riconversione aziendale. Cioè abbiamo deciso che le nostre imprese dovessero approfittare degli investimenti per migliorare un po' di tecnologia, peraltro inseguendo un mito su cui direi siamo stati fondamentalmente sempre perdenti, che è quello di produrre a un costo più basso del resto del mondo. Ne avessimo azzeccata una di occasioni in cui il nostro sistema ha prodotto a un costo più basso efficientando i processi produttivi. Direi che non le abbiamo mai vinte, nemmeno quando producevamo ad un altissimo livello di qualità, quello che caratterizzava anche la certa nobiltà operaia della nostra produzione, quando, io racconto questo fatto un po' aneddotico, davamo i torni al sud-est asiatico, li abbiamo spediti i torni che non ci servivano perché ci dedicavamo a una produzione di altissima qualità e schiere di contadini ovviamente usando i nostri torni producevano dei pezzi la cui qualità non era imparagonabile rispetto alla qualità della produzione industriale italiana. Peraltro io vengo da un territorio dove la produzione è sempre stata di altissimo livello qualitativo, ma non vincevamo allora, figuriamoci come potremo vincere adesso quando si sta manifestando la possibilità della manifattura digitale additiva. Io discutevo qualche settimana fa con il vice president di Airbus, colosso europeo ma mondiale perché contrasta Boeing, o si mette a contrastare Boeing, loro dice i loro pezzi di ricambio sono prodotti nel raggio di 100 km dall'aeroporto dove arrivano gli aerei, perché sono fatti attraverso un file. Allora, pensare di lavorare... Lo standard è uguale per tutti. Vengono sostanzialmente prodotti. E poi lo fa la stampante. Manifattura digitale additiva. Ci manda il file, si fa la miscela e sostanzialmente più o meno... nel raggio di 100 km, il che vuol dire riduzione dei tempi. Però questa riflessione è per dirvi che pensare che il nostro sistema possa lavorare a ridurre, ad essere competitivo, cioè cercare di essere competitivo puntando sulla produzione manufatturiera, migliorando un pochettino i processi produttivi per guadagnare qualche centesimo in quella pastiglia di Ferodo di una volta, sicuramente significa perdere, perché da qualche parte nel mondo qualcuno produce allo stesso prodotto e sempre più vicino alla nostra qualità a un costo sicuramente sempre più basso, anche se si spera che quel costo cresca, anche perché miglioreranno in questo modo le condizioni di vita delle persone, non tanto che sarà competitivo con noi. Però la questione dell'analiticità ci spinge a cercare di comprendere in fondo l'essenza della trasformazione e anche ad evitare di farci prendere un pochettino dalla emozione, dalla preoccupazione. Così quando io dico qualcuno che si preoccupa dei robot che ruberanno il lavoro, io dico pensiamo che noi stessi rubiamo lavoro ad altri. Nel libro mi dilungo in questo passaggio e dico che siccome ognuno di noi nella disintermediazione che altri ci hanno proposto fa l'operatore di biglietteria ferroviaria, l'operatore di tour operator, l'operatore di banca perché facciamo l'home banking, con ognuno di quei minuti in cui traspassiamo tempo a lavorare, cioè a fare quelle cose che ci sembrano tra il divertimento e il lavoro nel tempo libero, noi sostanzialmente facendo la somma, io sono convinto che ognuno di noi qua dovrebbe riflettere su quanti posti di lavoro nel tempo stiamo sottraendo. Prima ancora di preoccuparci se i robot
sostituiranno il lavoro, mentre il mainstream della riflessione è preoccupato del fatto che i robot ci ruberanno il lavoro. L'analiticità è fondamentale, ed è fondamentale perché è capace di interpretare i fenomeni della disintermediazione, i fenomeni dell'emersione anche degli aspetti, quelli che citavamo poco fa, di qualcuno che conquista il palcoscenico. Perché noi ci saremmo aspettati da questa globalizzazione di questi anni sostanzialmente la creazione di un mondo di persone sempre uguali, molto più uguali, cioè sostanzialmente immaginavamo l'omologazione come frutto della globalizzazione. Invece stiamo assistendo a un fenomeno non così lineare, e in cui è fondamentale, richiamo di nuovo, approfitto della riflessione sul tema di chi è incerto di fronte al mercato e come di chi affronta la complessità. Cioè noi guardiamo le questioni con una analisi semplicistica che non ci darà frutto, perché la situazione è molto più complessa. Pensavamo che saremmo stati tutti omologati, invece ci accorgiamo che siamo diventati tutti diversi, tutti singolarmente diversi, tutti individualmente diversi. E qui mi tocca una riflessione, come dire, anche un po' sulla criticità del termine individuo politicamente. Noi sappiamo che l'individuo è stato un problema, il concetto di individuo è stato un problema, perché è l'individuo che si contrapponeva alla società, poi l'individuo che si contrapponeva alla classe, l'individuo che si contrappone al gruppo. In realtà noi siamo stati costantemente, nella storia dell'umanità, a volte integrati all'interno del gruppo, a volte differenziati all'interno del gruppo. Cioè sono due processi fondamentali, che sono il processo di identificazione e il processo di differenziazione. L'identificazione è quello che ha portato quell'uomo o quella donna che girovagava nella preistoria a dire: ma tutto sommato quei quattro che sono seduti intorno a quel fuoco sono al caldo, sono più tranquilli, le bestie gli stanno distanti, le belve direi meglio più che le bestie, stanno distanti, forse se ci identifichiamo in quel contesto stiamo un po' meglio. Però sappiamo tutti perfettamente che l'identificazione non avrebbe fatto sviluppare, evolvere la specie. E grazie al fatto che qualcuno ha detto: bene, adesso che ho maturato il mio calore, che mi sono conquistato qualche sicurezza, io esco perché devo affrontare qualcosa di nuovo. Ed è il processo che ti separa dal contesto comodo. Quel processo è notoriamente definito come differenziazione. Quel processo fa nascere l'individualità. Ora, se noi analiticamente riflettiamo su questo passaggio, riusciamo a capire perché qualcuno costantemente, molto più rapidamente di quanto accadeva un tempo, cerca di essere riconosciuto all'interno della sua tribù sui social e ogni tanto senti doverla sparare più grande possibile per riuscire a differenziarsi da quel, a conquistare quel palcoscenico, che è in parte narcisismo, ma guardate che è proprio quella necessità di differenziarsi rispetto al sistema che si è costruito, a difetto al sistema di tribù a cui si appartiene. Quindi questo processo di identificazione dal lato, un processo di differenziazione dall'altro, è costitutivo del nostro essere umano ed è il processo in cui noi ci stiamo muovendo, semplicemente, se così possiamo dire, o diciamo meglio, più accortamente, quel processo ha una repentinità di cambiamento molto più rapido di quanto avveniva un tempo, cioè uno si riconosceva, se ne stava un po' comodo, calmo e tranquillo e poi si differenziava. Adesso ci differenziamo, ci riconosciamo in modo estremamente rapido, ma nel giro di pochi minuti siamo dentro la nostra comunità e poi ci differenziamo perché ora non ci leghiamo troppo a quest'idea del fatto che la spariamo sui social, però è che era una manifestazione di questo. Quindi cercando di non cadere in questa contrapposizione dell'individuo rispetto a qualche cos'altro, la categoria che secondo noi aiuta a far comprendere meglio questo superamento dell'omologazione, questo superamento dell'identificazione, è quella che abbiamo chiamato della singolarità individuale, dove l'individuo tende a emergere senza per questo dover subito parlare delle implicazioni né etiche né politiche di questa scelta, perché siamo ancora su un piano analitico. Grazie a questo piano analitico ci porremo poi alcune riflessioni etiche che sto per proporre, ovviamente, perché non mi illudo che il piano analitico possa essere privo dalle implicazioni etiche. Allora, l'individuo che noi oggi abbiamo è un individuo che si esprime costantemente in quel processo di registrazione. L'autoironia che facevo è che noi sostanzialmente ci identifichiamo come bersaglio continuamente, cioè sono qui, colpiscimi, prendimi. In un'immagine un giorno ho trovato sulla rete, poi l'ho modificata, ma ovviamente la tengo
nel mio circuito, perché non posso riconoscere i diritti a qualcuno, c'è un signore, un pupazzetto, che alza la mano e ha una testa tutta fatta a bersaglio. Okay? Ma non è bersaglio di qualcosa d'altro, è autodichiarato come bersaglio, vuole essere colpito, perché il suo processo è costantemente questo, cioè dire che cosa sta facendo, che cosa vuole, che cosa compra, cosa mangia, cosa comprerà. Questa azione da parte di alcune piattaforme, per alcune piattaforme, è diventato il tesoro, cioè il capitale a disposizione. Ma io qui vorrei invitare tutti di nuovo su questo processo di analisi più raffinata che stiamo cercando tutti di proporre, per non essere in balia anche dell'eccesso di emozioni, e poi proverò a stringere perché sono molto interessato alle domande, così riempio un altro paio di pagine e poi torno a casa e scrivo. Perdonatemi, mi perdonerete se succederà. Raccogli i dati. Raccolgo dati. Questo processo non serve soltanto, o come accadeva un tempo, a capire meglio che cosa, come convincerlo a comprare quel che abbiamo. Non è più così. Io vorrei invitare tutti a pensare che non, il mercato evoluto non cerca più di capire come vendere quel che ha già in casa, ma sta cercando di capire che cosa quelle persone vogliono. Così fa la politica, quella che abbiamo citato poco fa, che si fa influenzare più che essere influencer. Uso un'espressione già citata, cioè noi, il politico non è più quel soggetto che cerca di influenzare la gente. Il politico si fa influenzare della gente, la coltiva, ma lo stesso fa Amazon. Noi pensiamo, qual è la grande e straordinaria capacità di Amazon? Amazon si è posto nella condizione di non dover produrre niente, perché ha a disposizione l'intero panorama delle merci, partendo dai libri, quando ha iniziato con i libri, e non ha il problema di dire io devo vendere qualcosa che ho. Non ha speso soldi a produrre qualcosa da vendere. Vuole sapere che cosa serve al cliente, quella è la sua straordinaria capacità, e poi si procura quello che serve e lo mette a disposizione. Guardate che, giusto per citare alcuni di quelli che sono davanti, cioè un processo molto raffinato. Quando qualcuno discute con me, o tra noi insomma, di quale sia la straordinaria capacità che ha avuto Steve Jobs di innovare, e qualcuno mi racconta che è questo oggetto, l'innovazione, io non ci credo e dubito e contesto. Il suo vero straordinario passaggio innovativo è stato inventare iTunes. Perché iTunes è stato fondamentale? Perché consentiva di poter accedere al brano musicale singolo piuttosto che doversi comprare un CD per 15 brani per averlo. Ma non voglio fare la domanda, ma mi autodenuncio. Io ho passato anni, grazie ad un amico molto bravo, ma nel senso anche di generosità, che ci registrava le audiocassette, ma non ci rifilava l'intero LP, ma ci produceva, ci diceva cosa vuoi, lui aveva un sacco di dischi, un sacco di tempo e tutta la tecnologia, noi al massimo gli dovevamo dare la cassetta dicendogli questo, 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 quell'altro. E in quel senso c'era di nuovo disintermediazione, cioè il processo diventa interessante perché ognuno di noi vuole costruire quella che una volta si chiamava compilation. Due giri era quasi questo, il passaggio, certo. 45 giri. C'era la cover, c'era la cover, è uno di troppo in genere, tutti ricordiamo la cover. Allora la straordinaria capacità di Steve Jobs è quello di consentire di creare quella che oggi si chiama playlist, ma che si chiamava compilation ai miei tempi. E badate che la compilation o la playlist è un atto creativo, tenderei a dire che è un atto autoriale, perché quando noi pensiamo di autorialità non dobbiamo pensare che li vogliamo tutti artisti capaci di fare quadri o statue, ma la creatività è data dal fatto di comporre i contenuti di cui noi oggi fruiamo. Quello è un elemento particolarmente rilevante, è l'autorialità, è la curatela non professionale, quella che ci consente di comporre il nostro palinsesto, compilation. Senti una cosa, però, se è così, riducendo il numero dei parlamentari fanno un errore tragico, perché ce ne vuole almeno 30.000 perché ciascuno abbia il suo. Perché uno abbia, sei in grado di influenzare, sì, oppure direi zero.
oppure zero. Qualcuno sta pensando allo zero. Qualcuno sta pensando allo zero. Allora, io credo che il passaggio fondamentale sia quello di comprendere come l'individuo oggi ha una chance e che questa chance, in questo meccanismo di grande trasformazione, preveda la possibilità di esprimersi e di determinare in parte, i suoi processi, le sue interazioni con il mondo. C'è un passaggio fondamentale che voi avete evocato, e poi mi avvicino alla chiusura, più soprattutto perché sono molto interessato alle vostre eventuali domande, che è il passaggio proprio che tutto si sta trasformando in termini di precisione. L'elemento che tu citavi poco fa è quello che sostanzialmente caratterizza l'azione predittiva, che non è previsione, perché la previsione è prendere una sfera di cristallo, come dire, la predittività è ormai diventata scienza, cioè data science, scienza dei dati. E quindi se noi partiamo dalla considerazione che ognuno di noi è in grado di esprimere la sua domanda ed è in grado di avere bisogno di risposte puntuali, cominciamo a capire come cambierà la nostra salute, come cambierà la nostra alimentazione. Perché noi, tra non molto, avremo il cibo di precisione, avremo l'alimentazione di precisione, avremo la medicina di precisione, avremo il prodotto di precisione e, come cito un po' evocativamente, avremo la scarpa di precisione. La vita di precisione. Perché sarà precisa. Ne ha decodificato. La salute si baserà fondamentalmente su questo elemento, cioè sequenziamento del genoma e intreccio con gli stili di vita che prevedono anche comportamenti alimentari. Stiamo parlando di una situazione in cui qualcuno ci dominerà. Certo, ma attenzione ad un passaggio chiave. Se noi non affrontiamo il tema, certamente qualcuno ci dominerà, perché nessuno in questo momento si pone il problema della trasparenza degli algoritmi, che sono il dato fondamentale del processo produttivo di questo capitale. Nessuno ha il coraggio o l'animo di chiedere ad Amazon: ma tu come fai a capire che cosa mi serve? E questo va bene. A parte il fatto che faccio un inciso, scusatemi su questo. Recentemente l'Università di Torino ha collaborato con una banca di primario livello nazionale, non facciamo nomi e pubblicità, ad affrontare il tema dell'adeguamento dell'autorizzazione all'uso dei dati. Ok? Un sacco di lavoro abbiamo fatto per scoprire che, l'avremmo fatto anche bene, però che il 97% di coloro che sono stati invitati a completare le informazioni non completate a suo tempo, quando aprivano un conto, 97-98% ha accettato tutto, indiscriminatamente. Certo, non si leggono neanche quelli. Però ha accettato. Che devi fare? Però la cosa buffa è che noi dobbiamo preparare a una situazione. Ci dobbiamo preparare a una situazione in cui nei confronti del privato il problema non si pone, ma nei confronti del pubblico si porrà il problema, perché nei confronti della salute di precisione io a un certo punto dovrò dire al mio medico, al mio servizio sanitario, sostanzialmente che cosa sto mangiando. Ma quando io ho raccontato questa ormai prossima alla condizione di normalità, la situazione in cui andremo al supermercato e avremo un aggeggio, tendenzialmente questo, che quando staremo per comprare la Nutella ci dirà: attenzione, l'hai già comprata la settimana scorsa. Però, allora, attenzione, però, ora noi giustamente ci ridiamo, però io facevo la battuta dicendo: partiamo dal fatto che avremo la tessera che curerà la nostra alimentazione. Quella tessera dirà, ci farà comprare da qualche parte, poi dico, ci ho fatto quell'esempio, che stiamo comprando la Nutella ed è l'ennesima volta che compriamo la Nutella. Però la particolarità, abbiamo comprato la Nutella, ma ci dirà: ma tu non hai fatto quei 10 km a settimana che ti eri impegnato a fare? Quindi dovresti cominciare a scegliere, o posi la Nutella, o fai 10 km, oppure sai che ti dico, siccome mi sembra che sia vicino al tuo compleanno, arriviamo anche a quello, ci arrivo subito. Paghi, siccome prendi la Nutella, però vatti a prendere qualche elemento che possa aggredire un pochettino di più l'impatto che quella Nutella ha sul tuo organismo. Quando dicevo questo, colleghi, non parliamo delle persone classiche, il casalingo di Voghera, diciamolo al maschile, di cui si è già parlato per molti anni, dicevano: io quella tessera la brucio sul posto. Okay, con aria, come dire,
non mi farò certamente condizionare. Al che io ho fatto una domanda, ho detto, ma tu hai una carta fedeltà? Esatto. La risposta è sì. Allora, mettila qui sul tavolo. Poi, senti, tu hai il telefono, sei riuscito a disattivare l'applicazione che conta i tuoi passi? No, in effetti, mi dice lui, non ce l'ho fatta, un casino, volevo cancellarla, ma non ce l'ho fatta. Allora, metti qui il telefono che bruciamo tutte e due le cose. Perché per te non è un problema, per nessuno di noi è un problema, fare la fotografia al piatto, spedirla su Instagram, che peraltro è di Facebook, sì, che tra l'altro qualche pasticcetto con Cambridge Analytica l'ha fatto, sì, sì, ma non solo, cioè, trovo che sia penoso l'articolo di Zuckerberg su Repubblica, di qualche, la lettera che ha scritto, no, ma non c'entra Repubblica, è penoso perché dice io faccio quello che voi mi dite, ha ragione, ma è penoso, ma non c'entra niente Repubblica, ovviamente l'avrà scritto su N quotidiani nel mondo. Repubblica l'ha ospitato. Ma era un dato di cronaca, diciamo così, poi magari qualcuno scriverà qualche cosa su quella questione. Ecco, arrivo alla conclusione sostanzialmente. Noi, la questione critica su cui noi vogliamo lavorare è che non è chiaro agli industriali nella politica industriale, non è chiaro ai nostri programmatori, non è chiaro a coloro che devono curare la nostra salute, ma se non comprendiamo questo passaggio noi abbiamo un problema grave, che la gente non vorrà giocare la partita con la sua salute, a favore della sua salute, ma la vorrà giocare con Instagram e con Facebook, perché quelli glielo danno già per fatto ma non glielo chiedono, oppure ormai gliel'hanno chiesto in quel modo subdolo che è passato un po' di sordina, mentre non sarà possibile gestire la capacità del sistema, del sistema pubblico di fare un accordo, di fare un patto sociale con i cittadini, così come ha detto che non si poteva costruire una casa nel bel mezzo delle rovine di Torre Argentina, dovrà anche fare un patto, simile al patto, al piano urbanistico di una città, un patto sull'uso dei dati, perché è fondamentale, perché i cittadini questa scelta rispetto ai dati non la fanno con il privato ma la fanno col pubblico. Già oggi se qualcuno ha l'esigenza di fare un'assicurazione per un neopatentato sa che l'assicurazione ti dà gratis il transponder, perché così vede se il sabato o domenica va a onde e quindi naturalmente si preoccupa perché... Ma tra qualche giorno la nostra assicurazione ci dirà tu hai un premio, 100 euro, un numero indice, se tu mi fai sapere quanto cammini io scopro che tu scendi nella categoria di rischio. E se scendi nella categoria di rischio, per me è un vantaggio, quindi ti posso fare 98,5. Se noi non capiamo questo passaggio, per loro sarà naturale fare questa operazione, i soggetti privati, però non sarà possibile fare un'azione sulla salute delle persone, perché naturalmente non ci sarà la consapevolezza di questo passaggio. Ecco perché sono convinto che se non riusciamo a spiegare, a discutere, a elaborare, a analizzare il processo dal punto di vista delle sue fondamenta, dell'essenza piena, non riusciremo a capire quali potranno essere i vantaggi per non essere, come naturalmente saremo, un po' buggerati, un po' fregati, un po' anche, come dire, venduti al miglior offerente. Questo era già il prossimo libro, eh? Sì. Comunque però... questo quando... Qui ci fermavamo ad Adidas, che ho apprezzato molto. Sì, sì. L'esempio che lui dà, scendendo dalla salute al vendere non ciò che ho già prodotto, ma ciò che ti serve, è formidabile, ma non è suo, è la Adidas. Chiunque a Roma frequenti Villa Torlonia sa che fare footing lì con scarpe con suola sottile significa soffrire le pene dell'inferno, perché è tutta con ghiaia molto fine e pezzettini che ti entrano nella suola. Quindi chi fa footing a Villa Torlonia desidera avere una scarpa con una suola che regga quel tipo di... La Adidas sta producendo, lo racconta lui, sta producendo già scarpe che hanno un sensore che dice dove la scarpa va, che suolo frequenta, come la pietrina, la piastra lì del freno, la pastiglia. E quindi produrrà e farà esporre
in prossimità di Villa Torloni a scarpe di quel tipo, insomma, no? Quindi il consumatore troverà la scarpa di cui lui dimostra di avere bisogno. Vabbè, insomma. Sono stati menzionati prima i nostri antenati primitivi, di fronte a queste questioni siamo come primitivi al contempo affascinati, e, perché ci affascinano queste capacità che abbiamo di inventare, e terrorizzati, spaventati. No, ma poi c'è la trasformazione, arriverà, della scienza economica, che, badate bene, è fondata sulle preferenze collettive, sì, che, come qualche bravo economista ha sostenuto, non esistono. È un'invenzione per far funzionare i modelli economici. E quindi chi insomma queste cose le frequenta lo sa, c'è il famoso delta che sta tra il produttore e il consumatore. Un sistema concorrenziale sposta questo delta nella direzione del consumatore per evitare che se ne appropri il prodotto. Tutto questo è fondato su un'unica idea, che c'è una preferenza collettiva dei consumatori, che è quella di avere il prodotto al prezzo più basso possibile. Questo non corrisponde alla realtà. Molti consumatori desiderano avere un prodotto col prezzo alto, perché così è di qualità e comunque si distinguono, sì, dagli altri. Allora, questo consegue ad un accertamento che finora è stato sempre ritenuto fuori da ciò che è scientificamente fattibile, che è l'accertamento delle preferenze individuali. Ora potremo avere per il futuro, e ne avremo bisogno, aggregazioni, perché una società soltanto di individui evidentemente non funziona, però saranno aggregazioni fondate sulle preferenze individuali, sì, sì, e non su quelle presunte. E questo può fare un'enorme differenza in realtà. Abbiamo così dimostrato che serve molta ricerca, molta consapevolezza per superare quella fase primitiva dell'affascinamento collegato al timore o alla preoccupazione, e serve anche una certa rapidità di azione nelle università, nell'amministrazione pubblica. Altrimenti questo fenomeno procederà, e procederà come è stato fino adesso, non gestito. Io aprirei al nostro pubblico e agli individui qui presenti per raccogliere. Prego. Carluccio Aiello, sono attualmente in pensione, ho insegnato intelligenza artificiale alla Sapienza per un notevole numero di anni, e non posso dire di aver letto questo libro, posso però dire sono venuta qua per la grande curiosità nel titolo, e adesso lo compro e lo leggo perché la presentazione ha confermato la validità e ha aumentato il mio interesse. La vostra presentazione è stata veramente molto interessante, molto stimolante, direi una ventata di aria buona in questo panorama in cui si sentono tante sciocchezze, tante così, affermazioni maldestre, tante imprecisioni. E quindi vi ringrazio veramente tutti, in particolare ringrazio gli autori del libro, che adesso leggerò con molto interesse. Ovviamente alzo la mano perché voglio fare un'osservazione. Quando lei ha detto prima il problema, ci sarà un problema, i robot ci toglieranno il lavoro, ma il problema c'è già perché noi togliamo il lavoro. Io mi sono sentita subito in colpa perché ho detto, Dio mio, quando stiro una tovaglia sto rubando il lavoro alla mia stiratrice. E poi invece lei ha fatto un esempio in cui tutto quello che ha nominato coinvolgeva il supporto della telecomunicazione, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, e quindi in qualche maniera una forma di robotica. Diciamo,
nella mia aula ho detto per molti anni che il robot si manifesta in due forme, una con un hardware che gli permette di interagire con il mondo fisico, una software che gli permette di interagire con il mondo, chiamiamolo, virtuale. Quindi mi passano i complessi di colpa, non sono io che rubo il lavoro, è ancora una volta la tecnologia, anche se in una forma diversa, il che non significa che il problema non c'è, bisogna tenerne conto, ma dobbiamo occuparci praticamente dello stesso tipo di fenomeno, solo con manifestazioni diverse. Di nuovo grazie, è stato un piacere ascoltarvi. Allora, tre domande su problemi che non ho sentito. Primo, copyright. Secondo, public sector information. Terzo, open science, open innovation. Copyright per ingegner Cioli, e cioè che battaglia dobbiamo fare per la proposta di riforma del copyright che si è arenata il 12 settembre. Public sector information per il rettore Ajani, che parlava dei dati della salute. Allora, la mia cartella sanitaria nella tessera sanitaria della Regione Lombardia è proprietà mia o è proprietà dell'azienda sanitaria locale che tiene i dati? E siamo pronti a lavorare per diminuire gli effetti della legge Rodotà? O cosa vogliamo fare? Ci orientiamo verso la Cina. E la terza cosa era per Germano Paini, appunto il progetto Scienza Nuova che conosco e che certamente piace molto, quanto si rifà positivamente sulla scienza aperta e quanto è pronto a fare innovazione aperta usando le infrastrutture digitali, e l'infrastruttura digitale che mi viene in mente è l'infrastruttura DARIA, Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities, che vorrei sapere se è in parte alla base del progetto. Roberto Maragliano, Roma 3, anch'io in pensione. Segnavo tecnologie della formazione. Siamo tutti di una certa età, mi sembra, qui presenti, spaventatissimi tutti. Il problema che volevo sollevare è che qui sono rappresentati, cioè il discorso che è stato proposto, io il libro in buona parte l'ho letto, mi sembra che buona parte dei discorsi che ho sentito riguardano la fenomenologia e non l'ontologia, e mi sembra che invece i due autori pongano un problema di ontologia, cioè ci dicono, ragazzi, è la realtà, non che sta cambiando, che è cambiata. E quindi abbiamo bisogno di una filosofia, e quindi di una politica, che sia all'altezza o alla bassezza di questo cambiamento già avvenuto. Ora, qui sono rappresentati due entità, università e editoria, che sembrano stare al di fuori di questo cambiamento. Cioè, sono esposte al cambiamento, però sembra che stiano ancora continuando a, come dire, in guerra, a fare le trincee, e non invece, come dire, quello che propone Germano nella seconda parte, a ripensarsi all'interno di questo nuovo orizzonte. Cioè, noi politicamente abbiamo bisogno di un'università e di un'editoria che ci aiutino in una lotta, in una guerra, che ormai è una vera e propria guerra, all'interno del capitalismo documentale o del capitalismo tout court, tra, e già in un certo modo è già stato, in parte è già stato detto, sì, evidentemente ho toccato una cosa, cioè tra una versione, diciamo, dal volto, come si diceva un tempo, dal volto umano, e una versione schiavistica. Cioè, da una parte abbiamo la Cina, in un certo senso anche la Russia, gli Emirati Arabi, che sono l'esempio classico di questa situazione, e dall'altra abbiamo o gli Stati Uniti dell'ultima gestione, oppure dall'altra parte abbiamo invece come una tradizione europea, e diciamo dal volto umano, di un capitalismo dal volto umano, e l'Italia in questo momento sta scivolando
no? Non si sa bene in quale direzione, cioè certo c'è un'ambiguità di posizione riguardo a questa, secondo me è una guerra. Dentro questa guerra il ruolo dell'università, delle università, non è un problema solo italiano, il ruolo dell'università e dell'editoria è fondamentale, altrimenti non abbiamo strumenti intellettuali. Sì, abbiamo anche una idea dell'università, solo questo voglio dire, che è completamente dell'università e dell'editoria, che è completamente al di fuori dei discorsi che stiamo dicendo. Parliamo delle pastiglie. Parliamo delle automobili, diciamo, parliamo anche dei frigoriferi intelligenti, ma la carta non è intelligente. Il mio corso di laurea, quello che era prima, non è intelligente, non raccoglie nessun elemento, cioè è molto più intelligente la pastiglia. Ecco, quando riusciremo a pensare un'università, un'editoria, dove l'interazione sia reale, dove io possa raccogliere dati su chi sta con me, in modo da potermi cambiare, da poter essere all'altezza, diciamo, del mondo che è cambiato, allora a quel punto avremo anche strumenti per combattere quella guerra lì, altrimenti io penso che quella guerra lì rischierà di vederci soccombere e quindi entreremo nella logica, appunto, di un capitalismo documentale o non documentale, ma di un capitalismo duro. Buonasera, io mi chiamo Giuseppe Parisi, anch'io pensionato, ex Sapienza, per tanti anni ho insegnato impianti elettrici. Ora, io però dicevo alla Cioli che in effetti ho fatto il liceo classico e allora io leggo Treccani, il valore della cultura. Ma la cultura che cos'è? La banca dati di ognuno dell'uomo, uomo con la U maiuscola. Mi sembra che in effetti il mondo attuale sta vivendo nel viaggio di Ulisse il momento del passaggio delle sirene. Ma il mondo digitale per me è tutta la digitalizzazione che ci impressiona, ci fa vivere il momento dell'istante, ci fa perdere, perché in effetti il tempo non esiste, il momento dell'istante. Però l'uomo va oltre, cioè se pensa a Einstein, Enrico Fermi, non penso se usava il computer oppure quello che no, hanno prodotto delle cose. Allora io voglio dire una considerazione. Io come impiantista elettrico vi posso dire che ci sarà una grandissima rivoluzione con Internet of Things che evidentemente non è stata valutata da Industria 4.0, dagli imprenditori non se l'aspettano. La grande rivoluzione, io vi voglio dire un'ipotesi di assurdo, proprio l'app, che mi consente di avviare la lavapiatti, la lavadomestico e di far attivare il mio impianto a casa o alle case che abbiamo. Io con app, bene, guardate che la rivoluzione è questa. Mentre abbiamo i grandi produttori, come prima Amato segnalava, il Presidente Amato segnalava, i grandi produttori, i singoli, non abbiamo nessun potere. Con l'app abbiamo un grande potere. Allora, ipotesi assurda, se tutto il mondo si allo stesso istante attiva tutte le utilizzazioni elettriche di cui dispone, il mondo si ferma. Quindi vedete che il singolo, se si riesce a organizzare, ha più della rivoluzione francese. Quindi il problema è questo che uno deve aspettare, che la rivincita è la rivincita del singolo. Questo loro non se l'aspettano. Altro problema, i prosumi. Perché adesso devo dire proprio, i prosumer è falso, perché è come una religione mediata. Tu non puoi parlare con Dio, ti devi rivolgere al religioso. E no, invece che bella la religione cattolica, tu hai il rapporto diretto con Gesù Cristo. Allora il problema dov'è? Il prosumer. Tu puoi produrre, tu produci i pomodori sulla tua veranda, però i pomodori li devi andare a portare al mercato e poi te li riacquisti. Capite che bello produzione industriale. Tutti che produciamo ci diamo da fare col contributo, però la produzione dobbiamo dare alla rete. Quale innovazione senza cambiare le regole? Quindi le regole sono che tu mi devi dare tutto a me. E poi dice produci, quindi l'innovazione non ci può essere se non cambiano le regole profondamente. Allora la domanda è questa
è mia più modesta, perché c'è la professoressa di intelligenza del robot. Io voglio sapere, il robot batte la genialità? Perché io negli studi classici ho sempre trovato molti filosofi che dice che ci sono due verità, c'è l'elite, la torre Burn e la massa. Quindi adesso il riflettore è puntato sulla massa. E invece io voglio dire che la digitalizzazione, se il robot non batte la genialità, capite che la velocità sta aumentando, e allora se non si ha il passo di battere il famoso robot dal punto di vista della genialità, ovviamente la vita si restringe sempre più all'elite, a un'elite veramente preparata. Quindi tutti i giovani pensano che, ecco i dati, uno utilizza... Perfetto, no? Allora la domanda è, il robot riesce a superare... Sembra abbastanza evidente che questo fatto, che la cultura scientifica si espanda e cresca continuamente, questo mi sembra un fatto evidente sulla cultura umanistica, così come era. E questa crescita adesso è poca cosa rispetto a quello che sta già in, veramente si sta preparando un'altra rivoluzione, che sono i computer quantistici, con una potenza di memoria incredibilmente elevata. E i tempi digitali sono una realtà, e noi viviamo in tempi digitali, e quindi la globalizzazione è un'effettiva realizzazione di un processo in cui la scienza, l'economia, i processi tecnologici riguardano un fenomeno mai reale, quindi... Quanto all'individuo, l'individuo non è un sistema lineare, è non lineare, quindi possiamo dire che abbiamo anche una conoscenza più precisa così dell'individuo, a parte le sue scelte che sono ovviamente poi il frutto di... ma è proprio la natura stessa dell'individuo, della psiche, questo volevo dire in sostanza, e si può indagare con la matematica la stessa natura con cui è fatto l'uomo, la psicologia dell'uomo. Grazie. Concentriamo sull'autore. Non darò una risposta. Non darò una risposta perché avete in alcuni casi dato spunti, grazie. In altri mi prendo la responsabilità però di raccogliere quattro stimoli qua e là. Allora, intanto io credo che non dobbiamo più fare questa separazione tra ambiente, aree scientifiche e aree umanistiche. Quando una disciplina ha una struttura, un metodo, una metodologia e ha sviluppato questo metodo approfonditamente, di fatto secondo me ha valore di scienza. Quindi io tenderei a dire che non esiste la distinzione tra cultura scientifica, cioè tra discipline scientifiche e discipline umanistiche come se fossero ascientifiche. Succede costantemente nelle nostre riunioni in rettorato. Ma ci sono i dipartimenti scientifici? Perché gli altri non hanno un metodo scientifico, ne discutiamo spesso. Quindi direi, questo è un passaggio che dobbiamo superare, ma non ce l'ho. L'altro passaggio rapido è che quello che sta succedendo non è il passaggio da un robot più bravo, meno bravo, a un computer più lento, più veloce. Quello attuale è qualcosa di completamente diverso. Non so se il computer quantistico farà una rivoluzione analoga. Sarà molto molto più veloce sicuramente, ma non vedrà probabilmente questa operazione. È come dire che i robot sono arrivati adesso. La robotica in Italia è negli anni 70, siamo stati leader per molto tempo, abbiamo venduto robot a tutto il mondo. Di nuovo faccio un'operazione da piemontese che si autocita. Abbiamo uno dei leader mondiali della robotica, cioè Comau, ma anche un'altra serie di aziende che fanno robot dagli anni 70 e dominano il mondo, anche sopra i tedeschi nel campo di produzione. Però qui non stiamo dicendo che è una tecnologia in più, stiamo dicendo che è qualcosa che effettivamente, al di là delle technicalities, che poi prendono un po' il discorso, mi riferisco a Roberto, la distinzione è proprio di essenza, cioè veramente ha cambiato il nostro modo di essere. E lì poi abbiamo fatto una serie di esempi, perché chiaramente in scopo divulgativo ci siamo un po' orientati sulla fenomenologia, me ne rendo conto, però il cambiamento è ontologico in senso proprio. Non è un pezzo di tecnologia più veloce, più raffinato,
cambiato meno. Non è un'altra delle rivoluzioni, è qualcosa che ha veramente cambiato. Ed è diverso da scoprire che c'è l'elettricità per farne qualche cosa di strano e poi invece scoprire che cosa può fare come potenziale. Io mi fermo qua, direi poi l'aspetto della scienza è che la scienza ha bisogno naturalmente di essere aperta. Ha bisogno naturalmente di un altissimo profilo di confronto. Io credo però che il problema principale che noi abbiamo in questa fase, e non ne sto riflettendo adesso perché ne stiamo discutendo in regione su un progetto di strategia operativa per il digitale, è un problema di formazione di competenze. Dobbiamo girare il nostro sistema di competenze come un calzino, a partire dalla base dei cittadini che non hanno nessuna consapevolezza di cosa vuol dire gestire i loro dati, passando attraverso le imprese e le pubbliche amministrazioni che non hanno capito come cambiano i modelli di business sulla base dei dati, perché solo Adidas l'ha capito, ma molti dei nostri produttori non l'hanno capito, pensano che appunto sia opportuno inserire un po' di tecnologia, e dobbiamo arrivare fino a potenziare molto la nostra data science, la nostra capacità di leggere i dati e di interpretarli, perché comunque siamo uno dei paesi europei su cui questo tema non ha lavorato. Certo, il confronto è con i colossi, ma non mi metterei né con la Cina, ovviamente, neanche con Google, neanche con Amazon. L'università si sta lentamente rimettendo in discussione perché ha bisogno di superare un tema drammatico, la monodisciplinarità. Noi siamo, io sono, come dire, schizofrenico, bipolare, quando con il rettore dobbiamo rivolgerci ai dipartimenti, diciamo loro, dovete assolutamente fare ricerca monodisciplinare perché se non la fate la vostra qualità della ricerca è bassa, il vostro dipartimento è a un punteggio più basso, l'Ateneo ha un punteggio più basso e alla fine i fondi non vengono erogati. Ma questa discussione non si deve fermare lì, perché facciamo bipolarmente la richiesta, sviluppate percorsi interdisciplinari, troviamo le risorse all'interno del sistema pubblico per finanziare i percorsi interdisciplinari. E badate, lo dice un'università che comunque, quando fa la valutazione della VQR, è sempre nei primi 3 Atenei in Italia, senza disporre delle facoltà dei dipartimenti di ingegneria. Padova, Bologna e Torino possono fare questo discorso perché non si lamentano della VQR che non va perché finiscono penultimi, ma si possono lamentare perché sono tra i primi 3. Però lì è un passaggio epocale su cui stiamo lavorando. Però, chiaro, mi fermo qua, posso? Molto bene.